Ciao a tutti dal vostro Marco Fornese. Pareggio per 1-1 tra Genoa e Brescia nell'undicesima giornata di campionato di Serie B. Reti nel primo tempo per il Genoa Iaghello e pareggio bresciano di Cistana al 94esimo. Primo tempo, bella partita col Genoa che attaccava. Si è divorato un gol con Yalcin all'inizio, cross solo davanti al portiere, l'ha mandata alta. Poi c'è stato il gol di Iaghello con un tiro da fuori area e una bella parata del portiere bresciano su Coda. Il Brescia ha giocato anche, loro hanno giocato bene, hanno avuto un'occasione con Bianchi, paratona di Semper che ha sostituito l'infortunato Martinez, e un tiro da fuori area bresciano, ma fuori di poco, ma niente di più. Secondo tempo il Genoa tenuto le redini del gioco, il Brescia non ha fatto un tiro in porta, ma onestamente manco il Genoa, teneva la palla, faceva possesso, però non ha creato occasioni. Si è sentita la mancanza di Strootman, che purtroppo ha perso il padre, e gli mando un abbraccio a Kevin forte forte. E è mancato anche Gudmundsson, che è stato influenzato tutta la settimana ed è rimasto in panchina, ma la svolta c'è stata al 75esimo con l'espulsione di Badigi per doppia ammonizione, e giusta, perché due ammonizioni giuste, e qua io me la prendo con il croato, perché sei esperto, sei un giocatore di 34 anni che è giocato nella Fiorentina, nella Lazio, nel Genoa, hai esperienza, sai già di essere ammonito, non fai un'entrata del genere, ti ammonisce, infatti ha chiesto scusa quando è uscito, però non si può. E allora il Brescia negli ultimi 15 minuti ha provato ad attaccare, ma niente di più, faceva lanci lunghi, cross che sempre prendeva tranquillamente. Poi al 94esimo calcio d'angolo ed è scaturito un gol, sul rimpallo Cistana ha pareggiato. Peccato, secondo me sono due punti persi, come ha detto il mister Blessing è come una sconfitta, e in casa non si riesce a vincere. 5 partite, 4 pareggi, solo una vittoria contro il Modena per 1-0. E da settimane che lo dico, anche in diretta e radio, il problema del Genoa e che non chiude le partite, è superiore, l'ho dimostrato anche ieri, ha dimostrato le partite precedenti, come rosa, come qualità è superiore alle altre squadre, però ha il vizio di non chiudere le partite, si arriva sempre con un gol di vantaggio alla fine, e poi succede come è successo contro il Parma e contro ieri il Brescia, che al 93esimo c'è un calcio d'angolo, mettono la palla di mezzo, rimpalli, qualcosa, ti fanno il gol, può succedere, le partite vanno chiuse. Secondo tempo il Genoa non ha, è sceso in campo moscio, senza grinta. La cosa che mi ha dato fastidio è che facevano i passaggetti, i colpi di tacco, al posto di essere cattivi. Ci sono state 5 situazioni, le ho contate 5 situazioni dove erano soli sulla fascia, potevano crossare. No, cosa facevano? Il crossettino, sbagliavano. È una questione di testa. Non puoi arrivare a tutte le partite con un gol di scarto, può succedere, però cavolo, prova a chiudere la sua partita, perché poi le pareggi. In casa il Genoa fa fatica a vincere, 5 partite e una vittoria sono poche, forte in trasferta, dove invece ne giocate 6 e vinte 5. Il campionato di Serie B è duro, perché vedo che anche le altre squadre non è che vadano meglio, vedo Parma, Cagliari, quelle accreditate insieme al Genoa a salire, che faticano. Parma ha vinto 1-0 con il Como soffrendo, il Cagliari ha pareggiato 1-1 con la Regina, e adesso il Genoa è secondo, 2 punti dal Frosinone, ancora lunga, siamo all'undicesima. Prossima partita durissima, si va a Reggio Calabria contro la squadra di Inzaghi, però sono molto fiducioso, anche perché la Regina non è una squadra che si chiude, a meno che Inzaghi non metta anche lui il pullman davanti alla difesa, perché incontra il Genoa. Però vedendo le altre partite vedo che la Regina gioca, e così il Genoa potrebbe essere favorito, perché i giocatori per saltare gli uomini, per fare i gol, ce li ha Aramu, Gudmundsson, ce li ha. A Reggio dovrebbero entrare Strootman, Gudmundsson, squalificato Badigi,
E poi sono partite, devi fare i punti. Poi che poi incontrerai il Como, poi ci sarà la pausa e poi inizierà il Tour de Force fino a Natale, perché la Serie B gioca anche a Natale e gioca anche durante il Mondiale. Comunque la media del Genoa è ottima, 11 partite, 22 punti, media di 2 punti, finale 76 punti, 76 punti in Serie A. Con questo vi saluto, vi aspetto alla prossima, ciao dal vostro Marco.